Sesto al Mondiale di Valkenburg nel 1979, vincitore di un Giro d'Italia riservato ai dilettanti, costruttore di biciclette Battaglin, Tavarostica, classe 51, Giovanni Battaglin merita un grandissimo applauso dal pubblico di Casale. In Svizzera, vincitore di una gara in Svezia, vincitore di una cronometro a squadre Brescia-Mantova al Giro d'Italia del 1983. Classe 55, Bergamasco di Almenno, per Panotti, l'applauso! Primo giro, credo, per Ennio Vanotti, che nel giorno della sua grande festa probabilmente di giri ne farà almeno un paio. Buon viaggio! Il vincitore del Giro d'Italia del 1994, il vincitore di tante classiche, è stato anche maglia gialla al Tour de France. È arrivato secondo in classifica al Giro d'Italia del 95, un giro che fece tappa anche in Val Cavallina con la cronometro individuale da Cenate al Servino. Abita in provincia di Pavia, è del 70, è stato campione del mondo da dilettante dell'inseguimento individuale a squadre. L'applauso degli sportivi per Benedetto Patellaro. Roberta Bonanomi sta per tagliare il traguardo, è già entrata nell'ultimo tratto della pista di atletica con il numero 19. Roberta Bonanomi, siamo sui 29 minuti. Roberto Ceruti, vincitore di tappa al Giro d'Italia, vincitore di un Gran Premio di Camaiore, gregario fidato di Beppe Saronni di Milano. Finale del campionato dell'inseguimento individuale, campionato italiano, in finale Francesco Moser e Silvestro Milani. Vinse Moser, ma Milani merita l'applauso da parte di tutti voi. Con Aldo, amico di Gianni, con Pierino Romanelli, con Gianni Visinoni, con Angelo Brembilla, si prepara la squadra. Ininterrottamente dal 64 al 1974, ha vinto Lombardia, ha vinto due giri di Svizzera, un giro di Svizzera Romanda, primo al Giro d'Italia nel 1966, maglia rosa e maglia ciclamino, la prima maglia ciclamino della storia è stata la sua, un grandissimo Gianni Motta a Casazza, eccolo! E intanto col tempo di... tre giri d'Italia, una volta, un mondiale, tre Parigi-Bruxelles, una Sanremo, Parigi-Roubaix, tante classiche, tre maglie tricolori, tanta gloria, nato nel 42, signore e signori, Felice Gimondi! In attesa Bruna Luisa Seghezzi con Luca Colombo, Flavio Mozzani, Viola Vanoncini e Ezio Lazzari, poi Marino Viglia, intanto sta per partire il minore. 24 e me lo sono perso, sono settimi per il momento, mentre sta per arrivare. Eccolo! In attesa Damiazzo, in attesa Visentini, in attesa Osvaldo Bettoni. Allora io sono con Beppe. Mondiale Juniores a Losanna nel 1975, primo al Giro d'Italia nel 1986, è stato maglia rosa in altre edizioni del Giro d'Italia, è stato anche campione individuale. Roberto Visentini da Gardone, professionista con la Vibor, con la Fasgaggia, con la Inox Brand, con la Carrera, con la Jolly Componibili, con la Malvor, l'applauso degli sportivi